Buongiorno a tutti e bentrovati sul canale di Russia News. Come sapete, il nostro giornale si sta occupando attivamente di documentarvi queste elezioni presidenziali, che molto probabilmente vedranno la riconferma di Vladimir Putin nel ruolo di presidente della Federazione Russa, come vi abbiamo già anticipato nel video precedente in cui analizziamo la situazione politica. Le urne si sono aperte ieri, 15 marzo, e le operazioni elettorali proseguiranno fino a domenica, 17 marzo. Secondo i dati della Commissione elettorale russa, nella prima delle 3 giornate di voto l'affluenza è stata del 36,1%, con 38,6 milioni di persone, di cui 3,4 milioni online, che hanno già espresso la propria preferenza. Anche i nuovi territori situati nel Donbass partecipano alle operazioni di voto. Dopo aver votato per il rinnovo del Parlamento lo scorso settembre, le repubbliche indipendenti di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia per la prima volta potranno scegliere il presidente della Russia, che sarà quindi il loro presidente. Molto interessante la dichiarazione odierna del Ministero degli Esteri, che tramite il portavoce Maria Zakharova ha sottolineato come l'Occidente abbia tentato in tutti i modi di agitare le acque tramite campagne di disinformazione anche nella sfera cibernetica. Vi riporto le testuali parole della diplomatica, che dice: "Mi sembra che nell'ultimo anno abbiano fatto di tutto per disturbare le elezioni presidenziali, o per impedirne lo svolgimento, o per distorcere la concezione delle elezioni in diversi modi." Se guardiamo i giornali italiani, possiamo notare dei titoloni ad effetto che cercano di stravolgere ai nostri occhi la situazione reale, raccontandoci che ai seggi ci sarebbero chissà quante proteste a creare scompiglio. Niente di più falso. A parte qualche piccolo episodio che si verifica un po' in tutti i paesi e che si è risolto in un nulla, i cittadini stanno tranquillamente esercitando il proprio diritto nella massima serenità. Il E ve lo diciamo con cognizione di causa, dal momento che siamo l'unica testata giornalistica italiana a conoscere la vera situazione in Russia e ad avere accesso ad informazioni direttamente dal territorio. Quello che mi chiedo è dove i cosiddetti esperti italiani vadano a trovare certe informazioni palesemente false e tendenziose. E l'unica risposta che ci possiamo dare è che se le inventano al solo scopo di eseguire gli ordini di un sistema che non tollera la vera democrazia. Secondo la Zakharova, l'unità dei cittadini russi in occasione delle elezioni presidenziali provoca la furia dell'Occidente. Il paese si è consolidato ed è un tutt'uno, cosa che provoca odio e aggressività negli avversari del blocco euroatlantico, che stanno letteralmente schiumando di rabbia. Ma non possono farci niente. Pertanto, e noi concordiamo con Maria Zakharova, lasciamoli soffocare.